Ah, ecco. Ok, ci siamo. Noi stavamo già ridendo e scherzando tra amici e sono molto contento questa sera che per presentare il film Nico 88 ci sia niente proprio di meno che la regista Susanna Nicchiarelli. Ciao Ciao. Susanna. E poi una prima volta a Suoi Wonderful di Ilaria Ravarino. Benvenuta Ilaria. Ciao a tutti, grazie. E eccezionalmente dalla sua quarantena romana e non più da Londra, Alessandro De Simone. Sì, non mettere il dito nella piaga. Allora, con Ilaria abbiamo registrato anche un extended Q&A che è in... Con Susanna. Scusate, c'è qualche problema di regia. Ho capito che c'è qualcosa che non va. Chiedo che cos'è a Marco che è in regia in questo momento. Non tocco niente. Dicevo, con Susanna ci siamo già sentiti nei giorni scorsi per parlare di Nico 88, ma lo facciamo questa sera e adesso li vedo in diretta anche con lo streaming del Saggiatore, di Pop-Up Cinema, di tutte le sale di Io Resto in Sala e ovviamente di I Wonder Pictures. Benvenuti se ci state seguendo, anzi vedo che siete numerosi e insomma ragazzi di nuovo qui a parlare dopo un po' di anni, ma con grande entusiasmo di Nico 88. Ilaria, ancora ci va. Beh, diciamo che è un film che a me personalmente è piaciuto tantissimo e sono molto felice di poterne parlare stasera con Susanna Nicchiarelli, che è la regista. Se voi siete d'accordo, io romperei subito il ghiaccio con una domanda che, allora, intanto diciamo per chi ci sta ascoltando, per chi ha la fortuna di non averlo ancora visto e quindi si lascerà sorprendere dal film, che questo è un film sugli ultimi anni della carriera di Krista Päfgen, che la maggior parte di voi probabilmente conosceranno con il nome di Nico, la musa dei Velvet Underground, la bionda che suonava il tamburello in fondo al palco, così lei stessa, no? Le diceva, definiva il suo ruolo polemicamente in quegli anni. Susanna ci ha portato questo film su questi ultimi anni della sua carriera e della sua vita, raccontandolo in maniera molto particolare, molto speciale, lo vedrete. Susanna, la prima cosa che ti chiedo è molto banale, ma non posso non chiederti qual è stato il primo momento in cui tu ti sei innamorata di questa donna e come mai hai scelto di raccontarla in questo pezzettino della sua vita così poco conosciuto. Devo dire che è stata, secondo me, l'intervista che si vede proprio all'inizio del film, che ho visto su YouTube. Io in realtà avevo letto di lei, eccetera, ed ero già incuriosita quando mi sono andata a vedere questa intervista. Quando le chiedono, ma il 60, gli anni 60, doveva essere il periodo più bello della sua vita, e lei sminuisce dicendo, beh, ci prendevamo un sacco di LSD. A me piace un sacco questa risposta, perché è una risposta dissacrante rispetto a questo mito degli anni 60, rispetto al mito della giovinezza, perché lei appunto al momento dell'intervista aveva 40 anni e tutti davano per scontato che lei rimpiangesse, no? I suoi 25 anni, mentre invece non, a 40 anni lei faceva cose molto più interessanti, perché faceva la sua musica, che è stata una musica importante. Tra l'altro io devo ammettere che pur essendo appassionata mediamente di rock, conoscevo davvero pochissimo i suoi brani. Adesso ne parleremo anche sicuramente nel corso della chiacchierata. A tutti ricordo, ma sicuramente lo saprete già, che Susanna è anche autrice di un bellissimo film che è uscito da poco, insomma, che abbiamo visto da poco, che è Miss Marx. Un film che ha, secondo me, dei punti di contatto, o almeno ci sono dei punti di contatto fra le due protagoniste. Uno, per esempio, può essere quello che entrambe le donne, Nico e Eleanor di Miss Marx, hanno un doppio registro, privato e pubblico, no? Hanno il loro mondo interiore e poi Miss Marx ha i suoi discorsi bellissimi politici e Nico ha la sua musica. Quindi hanno un modo di mettere in scena se stesse forse un po' diverso da quello che è il loro intimo. Correggimi se sbaglio, Susanna, e poi ci sono degli altri punti, degli altri contatti fra i due personaggi? Ma credo che sia questo soprattutto. Non sono partita,
È strano perché non sono partita con l'idea di fare un film che avesse questo stesso tema, ma me ne sono resa conto andando avanti che c'era questo stesso argomento. In realtà è quasi l'opposto, nel senso che Nico è appunto una donna famosa per la sua bellezza e che in qualche modo invece sfugge al cliché, no? Della bella che quindi era scema e non aveva niente da dire, quello sarebbe un cliché, oppure il momento in cui diventa, come la definiva Andy Warhol, una cicciona drogata, perché così dice, in realtà Terribile. fa le cose più importanti. Quindi in realtà è sorprendente in quel senso. Il motivo per cui è sorprendente Miss Marx è diverso, nel senso che invece lei è una grande femminista, che invece scopriamo nel privato avere un rapporto invece molto, molto problematico con gli uomini, ed essere molto più fragile nel rapporto con suo marito, ma anche con suo padre. E quindi è stato il contrario, ecco. C'è un Ho problema, citato, scusate. no, dicevo Andrea, c'è un problema serissimo, non possiamo più chiamare Ilaria perché così tutti si accorgono di che cialtroni siamo io e te. Se volete fare qualche domanda, interrompetemi, non, Ilaria, spero che non ci sia abbiamo ritardo. chiamata stasera, io poi vengo da un'intervista nel pomeriggio che diventerà poi la masterclass della settimana prossima con l'Ardan. Quindi, come dire, ci siamo già sentite con Susanna qualche giorno fa per un extended Q&A che trovate al termine del film. Ovviamente conosciamo la complicità tra te e la regista e la tua profonda conoscenza del suo cinema e quindi non vediamo l'ora di sentire le tue domande. No, ma io Anche qua se sono veramente. Ilaria, vorrei collegarmi a quello che hai chiesto adesso a Susanna, perché proprio a Venezia avevo avuto un'intuizione, che adesso tu sicuramente mi smentirai, ma avevo pensato anch'io che ci fossero dei punti di contatto tra Nico e la signorina Marx, chiamandola in strindberghiana maniera. Ma in realtà la cosa che mi era venuta in mente andava ancora più lontano, cioè pensavo addirittura che la protagonista, cioè che la tua cosmonauta fosse loro da piccola. Ma quello sai che è una cosa che me ne sono resa conto mentre, a parte che mi sono resa conto mentre facevamo e lavoravamo sui capelli, sui costumi di Romola, che sono identiche. Io non me ne ero accorta di questa cosa. Ho cominciato prima a sognarmelo la notte e poi ho ricollegato che effettivamente, e poi con Miriana, che è l'attrice, appunto la ragazza che ha fatto, che adesso lavora nel cinema, fa produzione, non ha deciso di non fare l'attrice. La ragazza che ha fatto Cosmonauta, gliel'ho fatte vedere le foto ed è impressionante perché si somigliano tantissimo. E anche mentre la vestivo, gli facevo i capelli, perché poi gli ho fatto un colore dei capelli molto simile, è uguale, lei partiva dal biondo e gli ho fatto quei capelli castani, no? Rosso castani, uguale l'ho fatto anche a Romola. E poi l'ho vestita di verde, erano gli stessi colori di. Piano piano è venuta fuori questa cosa strana che in qualche modo lei era Luciana, perché si chiama Luciana la bambina di Cosmonauta da grande. E, sì, aveva lo stesso tipo di. Era un personaggio molto simile, poi lo stesso tipo di anche di irrazionalità, no? Che in qualche modo di emotività che si va poi a mischiare con la sua lotta politica, a volte danneggiandola. E quindi in realtà mi sono resa conto che in entrambi i personaggi c'è questo tema del rapporto tra la parte emotiva e la parte razionale, che è un tema, diciamo, importante dal punto di vista sia proprio umano, ma anche poi per il femminile, insomma, un tema importante. Però credo che un po' per tutti questo incrocio tra l'emotivo e il razionale sia importante. Un altro filo rosso che percorre un po' tutti i tuoi film è una grande attenzione, un grande amore per la musica, che ha sempre un ruolo molto importante nei tuoi lavori. Naturalmente Nico è la storia di una musicista, oltre che di un'icona, di una donna. Ecco, mi metto dalla parte di chi vedrà il film e ti faccio la domanda che si chiederanno tutti, cioè quella che noi sentiamo nel film, cantare chi è e come hai lavorato ai brani che sentiamo? Allora, dunque, Trine, l'attrice straordinaria che fa Nico, che è un'attrice danese che io ho visto tanti anni fa in Festen, poi ho rivisto nei film di Susan Bier, ho rivisto
La Comune di Vinterberg, che è un film bellissimo, e Trine faceva, prima di diventare attrice, faceva la cantante negli anni Ottanta, aveva una voce bellissima in realtà, lei è un soprano, cioè una voce alta e canta benissimo. E quando io ho visto, le volevo scrivere per proporle il ruolo, ho visto che cantava anche, ho pensato che era perfetta, e poi con lei, ovviamente noi i brani li abbiamo rifatti, ma li abbiamo dovuti registrare con degli arrangiamenti appunto dei Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, che sono un gruppo musicale con cui io lavoro sempre. Abbiamo registrato i brani prima di andare a girare, quindi siamo andati in sala di registrazione e con Trine abbiamo trovato la voce di Nico, e appunto che significava cantare più basso e cantare stonato, perché anche i più grandi amanti di Nico non possono non ammettere che Nico cantasse stonato, ma anzi che questa stonatura quasi facesse parte del suo stile. E quindi con Trine, quando abbiamo trovato questa voce, anche questa fisicità, perché poi stavamo lì, lei mentre cantava si muoveva, e piano piano abbiamo trovato il personaggio, e poi siamo andati a girare, e il personaggio in qualche modo l'avevamo trovato in sala di registrazione, lavorando anche su quei testi, che sono dei testi che non a caso io poi ho sottotitolato anche nella versione italiana, perché sono dei testi bellissimi, sono dei testi strani, che non hanno nessun senso in qualche modo, poi però io li ho collocati in zone del film dove secondo me hanno a che fare, e quindi con Trine abbiamo lavorato anche su quelle parole, sul senso di quelle parole, che erano le parole di Nico. Quindi chi guarderà il film, consigliamo anche di fare molta attenzione a questi brani, mai shazammateli, io non lo so, però insomma segnateli, perché davvero ascolterete anche della musica bellissima. Mi chiedo una cosa, Trine è perfetta, Trine di Rolm è perfetta in questo ruolo, così come lo è Romola Garai in Miss Marx, e come lo sono spesso appunto gli attori che tu scegli? Hai un particolare tocco magico nello scegliere i tuoi protagonisti. Mi chiedo se... Per ora mi chiedo se ti sei mai, voglio dire, sono attrici bravissime, sono volti però meno noti, per esempio per il pubblico italiano. Ti è mai venuta la tentazione di prendere una scorciatoia, di scegliere magari dei volti più popolari? Oppure è stato fin dal principio una scelta di campo, quella di non volersi fermare ai territori, insomma, ai confini nazionali o al confine del già visto? Ma no, perché io sono sicura che le scelte di cast non servono a niente se sono fatte per, cioè se poi non funzionano, non, da sole non portano la gente in sala. Certo, se fai la commediona commerciale, però voglio dire, non, io credo che quello che funziona è il cioè sbagliare un attore ti sbaglia tutto il film, se sbagli il protagonista, quindi può essere anche, non so, l'attore più famoso del mondo, ma poi col film non ci fai niente, almeno secondo me. Io non cioè, ho mai Bruce Willis al posto di Trabacchi, no, Bruce Willis di Trine di Rolm, per esempio. Comunque, no, allora l'attore hollywoodiano, vabbè, ma quello è un altro mondo, nel senso che è anche un altro mondo produttivo, non lo so, non mi interessa neanche, non ci ho neanche pensato. Trabacchi è uno delle cose che ricordo del tour del film, del coraggioso tour del film. Sei stata, credo, 3 volte a Bologna, 4 volte a Milano. Abbiamo veramente incontrato il pubblico, e ha incontrato il pubblico di questo film per tanti tanti mesi. Thomas è stato uno degli animatori di queste serate, ma ti chiedo anche che ricordo hai del set, cioè un set con Thomas. Per me questa è una cosa importante. Deve essere una cosa clamorosa. Esatto, cioè per me la cosa importante, che forse anche un mio limite, è che io mi devo divertire, cioè questo è un lavoro che ho scelto anche perché è divertente, e quindi l'idea dell'attore problematico oppure cioè non è proprio nel mio, oppure del set terrorizzato perché c'è l'attore, cioè gli attori sono dei compagni di viaggio, nel senso che poi alla fine queste protagoniste sono delle persone con cui io insieme faccio il film. Per me Trine è una delle mie migliori amiche adesso, e non cioè non è un trovare l'attore, la faccia giusta per un ruolo. No, adesso mi viene in mente, rispetto alla domanda di
di Ilaria, anche quanto è stato bello trovare i piccoli ruoli per Miss Marx, per esempio, negli attori inglesi, no? Adesso non stiamo per parlare, però ci sono ruoli piccoli che ho trovato in Inghilterra di attori meravigliosi, quindi. E poi appunto Trine viene da quella tradizione invece degli attori danesi che iniziano, in realtà il movimento Dogma ha in parallelo anche un gruppo di attori, che era un gruppo di attori che andava a teatro, cioè Festen è anche il film di un gruppo di attori, non è solo un film di Vinterberg, quindi c'è tutto un approccio alla recitazione, ogni volta tu scopri dei mondi diversi, delle tecniche diverse, è divertentissimo. E del tour con Trabacchi, che devo dire, quel giorno no, lui è stato bellissimo il rapporto con Thomas, perché poi il personaggio di Domenico Petrosino è un personaggio che è realmente esistito. Io sono stata, mentre lavoravo la sceneggiatura di Nico, da lui a Pisa. Lui è Dome la Muerte, che è un cantante di rock, metal, insomma, molto molto bravo, è del periodo, e anche che però fa ancora i concerti e suona ancora adesso. E lui mi ha aperto un mondo su Nico, un mondo molto sentimentale. Questo mi ha conquistato, perché alla fine di tutti quelli che ho intervistato, il suo manager inglese, il cecoslovacco, eccetera, e l'italiano che ho intervistato è stato quello che mi ha dato la versione più sentimentale di Nico, che aveva avuto a che fare in una nottata con lei mangiando gli spaghetti, quelli che si vedono nel film. Gli erano detti delle cose importanti che in realtà Nico non aveva detto, per esempio, al suo manager inglese, che appunto è interpretato e rappresentato dal personaggio di Richard, con il quale aveva un rapporto invece molto inglese, molto distante, invece con l'italiano aveva. E quindi Thomas in qualche modo ha portato lo stesso calore, no, nel personaggio di Domenico. È bello che parli di dolcezza di Nico, perché in realtà Nico ha un carattere molto forte nel tuo film, a volte anche brutale quasi. Tra l'altro non è un mistero, non spoileriamo niente, insomma, faceva largo uso di eroina, quindi mi chiedo quanto sia stato difficile per te trovare un equilibrio, no? Tra la necessità di raccontare questa femminilità anche brutale e in qualche modo la dolcezza che lei aveva dentro. Insomma, lei è anche una madre con un rapporto con il figlio, come vedrete, piuttosto disturbato. Beh, questo è molto merito dell'attrice, nel senso che dovevamo raccontare una durezza, però riuscire ad essere empatici al tempo stesso. E non so se senza Trine, non credo che ce l'avrei fatta, ecco, diciamo, perché è una cosa difficile. Al tempo stesso, dal punto di vista registico, io ho cercato di non forzare, in tutta la prima parte, ho cercato di non forzare l'identificazione con Nico, ma quasi anzi di rimanere distante, di vederla quasi con gli occhi degli altri, finché a un certo punto, e secondo me questo succede con il concerto di Praga, a un certo punto sei dentro e a quel punto qualunque cosa lei fa glielo perdoni. Però se io ho pensato da subito, se io con la prima pera che si fa cerco di entrare dentro di lei, no? E gli faccio i primi piani, faccio una cosa che sforza l'identificazione dello spettatore. Lo spettatore, secondo me, si allontana. Perché? Perché ci sono tante cose che rifiuta, che sono l'eroina, che sono questo abbandono di questo figlio. Quindi ci voleva del tempo per farlo entrare in contatto con lei. E me lo sono preso dal punto di vista anche della regia moltissimo, stando distante, appunto mantenendo una distanza senza forzare, per poi invece arrivare a quella scena di Praga dove invece la macchina si muove, entri con lei. E mi sono accorta che faccio un po' così in generale, poi me ne sono accorta anche con Miss Marx, nel senso che comunque preferisco che l'identificazione col protagonista avvenga un pochino più lentamente, che anzi magari all'inizio ti può stare anche forse un po' antipatica per poi perché poi dopo, una volta che entri in contatto, non la molli più, e quello è importante secondo me. Esatto, grazie Susanna, io rimarrei altre ore a parlare di Nico, però mi... No, abbiamo ancora 10 minuti. Allora, innanzitutto ti chiediamo un po' del cinema di questi mesi. Tu sei stata a Venezia protagonista con un film in concorso, che effetto ti fa non andare al cinema in questo momento? Che... È terribile. Adesso io non stiamo facendo una festa perché il Lazio diventa giallo e possiamo prendere il caffè al bar, figurati.
quanto vorrei andare al cinema. No, è terribile, però insomma io credo che anche essere, non poterci andare poi ci fa capire quanto invece è importante, perché appunto l'esperienza del film visto a casa non è la stessa esperienza, non è la stessa cosa, né con le persone con cui lo vedi, perché anche solo il viaggio, stare lì, il tempo passato insieme, ma poi l'esperienza della sala, l'esperienza di vederlo con degli estranei, insomma sono infiniti i motivi per cui è più bello il cinema. E mi manca tantissimo, sì. Senti, vai tu, Andrea. Cominciare a fare il prima possibile, perché io credo che sia anche giusto permettere alla gente di fare quelle cose che si possono fare in sicurezza, perché è più sicuro sicuramente andare al cinema che invitare degli amici a cena. Non lo so, mi sembra ovvio, eppure insomma si rimanda questa cosa, quando invece se la gente avesse delle cose da fare la sera o durante il giorno che non sono andare dentro i negozi e spendere oppure stare chiusi in casa, magari sarebbe meglio. Cioè il punto è anche un po' capire qual è, diciamo, il motivo per cui gli esseri umani sono al mondo e di cosa hanno bisogno veramente, perché sembra che si sia privilegiato molto il consumo e poco invece il cibo dell'anima, un po', perché la gente c'ha bisogno, no? E considerato che sono limitati i rapporti interpersonali, se si potesse invece andare in sala, visto che le sale sono dei luoghi sicuri, il prima possibile sarebbe meglio. C'è una bella crisi di governo, puoi guardare da telegiornale tutto il giorno, scoprire i singoli senatori se vanno di qua o di là, tipo slalom gigante. Sì, non guardo la televisione, leggo il giornale ma non ho la televisione, quindi mi perdo. Alessandro, c'era una... Sì, no, in realtà Susanna è stata una delle poche fortunate nell'ultimo anno ad avere la possibilità di proiettare il suo film al cinema e peraltro anche nonostante, visto com'era la situazione, cioè una sorpresa su cinque, direbbe una famosa ditta di cioccolata, che era più o meno quanta gente poteva stare dentro un cinema, e anche con degli ottimi risultati, perché ovviamente ho comunque incassato più di tutti i film che ho fatto finora. Hai detto niente. No, poi raddoppiare o triplicare rispetto a quello che avrebbero fatto i film, insomma, ho fatto un bel risultato, sì, sono stata contenta. E poi soprattutto hai avuto l'opportunità di essere veramente una tra le poche registe o registe a vedere il suo film a un festival sul serio. No, ma poi sono andata in giro per l'Italia, io ho fatto un tour questo lo sa Andrea, perché l'ho fatto anche per Nico. Io mi diverto moltissimo andare in giro per i cinema, incontrare gli esercenti. Poi ti chiedo una cosa allora su questo. Sì. No, ero curiosa di sapere, avendo te portato in giro anche Nico, che impressione hai avuto? Cioè le persone quando vedono il film, che cosa ti chiedevano? Cioè che effetto faceva Nico al pubblico? Che impressione hai avuto? Cosa ti divertiva nel portarlo? L'esperienza più forte, però Nico è stato bellissimo, l'incontro col pubblico, sempre. E intanto perché ogni posto dove andavo c'era qualcuno che veniva e mi diceva che aveva visto Nico dal vivo quel giorno, ma dal paese più piccolo, no, fino alla città, e quindi ho ricostruito anche la mappa dei live di Nico di quegli anni, degli anni 80, gente che aveva foto, era venuta con un biglietto, e questo è stato molto bello, mi regalavano locandine, cose, biglietti dei concerti. Questo è stato molto bello, cioè rendermi conto che in qualche modo c'era anche gente che non aveva idea di chi fosse Nico che veniva a vederlo, anche questo era interessante, la sfida più interessante. E forse l'esperienza più forte che ho fatto, ma che è stata in generale un'esperienza molto forte che non avevo mai fatto, di proiezione di Nico, è stata una proiezione in carcere. Dove insomma è un'esperienza, no? E dove dopo
molti di due o tre di quelle persone, quegli uomini che erano lì a vedere il film, mi hanno detto che si erano identificati molto in lei, perché era gente che era da tanti anni in carcere. Dicevano: io quando incontro un giornalista, quando incontro, loro vedono il ragazzo che è stato arrestato, che è entrato qui, e io non sono più quella cosa là. E mi ha molto colpito che la storia di Nico potesse essere, perché la verità è che queste storie, no? Noi ci vediamo tutta una serie di temi, no? La femminilità, la modella, però in realtà sono dei temi esistenziali fortissimi rispetto al tema dell'identità, no? Chi sono veramente? E quindi il film di Nico su Nico è un film sull'identità, nel profondo, cioè un film su un tema esistenziale molto forte. E l'ho capito in quel momento, sì. A proposito di identità, mi viene da chiederti se, io non so, ho l'impressione, appunto, considerando, diciamo, tutti i tuoi film in generale, il complesso delle tue opere, da Cosmonauta, La scoperta dell'alba, io ho avuto l'impressione che Nico abbia in qualche modo liberato, o fatto esplodere, ha fatto venire fuori in maniera più evidente quella tua anima rock che poi esplode in Miss Marx, cioè quella meravigliosa scena della sequenza del ballo di Eleanor, che è anche nella locandina del film. Io ho avuto, ecco, l'impressione che con Nico quasi si sia sbloccata questa tua anima rock, che c'è sempre stata, ma è venuta fuori. Quindi ti chiedo molto banalmente se è così e che cosa ti sei portata dietro di Nico nel lavoro che è venuto subito dopo e che probabilmente nei prossimi che farai. Allora, Nico di questo ne abbiamo parlato molto anche con Andrea nel Q&A che ci sarà dopo il film, però Nico era una persona molto coraggiosa che se ne fregava abbastanza di piacere agli altri, no? Lei seguiva la sua direzione, quando gli chiedono, anche quella è una cosa che mi è piaciuta tanto delle sue interviste, che infatti è finita nel film, quando gli chiedono: ah, ma il pubblico? E lei dice: ma io non è che voglio piacere a tutti. Io sono selettiva nei confronti del mio pubblico, che è una frase che io ho trovato meravigliosa, perché tanto poi è distante da me, perché appunto io non, invece vorrei piacere a tutti, vorrei che tutti mi dicessero che sono brava, anche le persone che non mi piacciono, anche le persone che non stimo, tutti, voglio che tutti mi vogliano bene. E questa è la fragilità di molti che fanno il mio lavoro, no? È una fragilità, perché naturalmente è impossibile che tu piaci a tutti, per cui vai incontro a una vita di sofferenza. Però in realtà il coraggio che invece aveva Nico nel fare la sua musica come diceva lei e fare le cose, io ho imparato molto da quello, perché con tutto che dico che vorrei piacere a tutti, però al tempo stesso ho imparato anche sulla mia pelle, che se non fai una cosa che è veramente tua, va incontro solo a dispiaceri, nel senso che devi avere il coraggio di seguire il tuo istinto a costo di fare delle scelte che potrebbero sembrare impopolari e poi invece sono delle scelte coraggiose che premiano. Io col mio primo film, quando ho detto voglio fare un film negli anni 60, tutti mi hanno detto: no, ma un primo film, devi farlo con gli amici tuoi, su una cosa. Invece è stato un percorso che mi ha premiato questo, perché comunque era un film diverso dagli altri. Nico, ma sapeste quante volte mi hanno detto a me, alla produttrice, mentre andavamo in giro a cercare i finanziamenti per questo film: fate Nico da giovane, ma chi se ne frega di Nico a 45 anni, no? Quindi ovviamente devi lottare per quello in cui credi e non farti confondere. E da questo punto di vista Nico ha un grande coraggio. La cosa interessante di Nico è che lei questo coraggio ce l'ha anche dopo, nel senso che poi quando arrivano le critiche se ne frega, poi non è vero, nessuno se ne frega mai veramente. Però appunto, quando lei magari si ritrovava a fare un concerto con quattro persone, però lo faceva, ecco. E bisogna avere il coraggio di sapere che si va incontro anche a questo, se uno segue un'idea. Però bisogna avere coraggio. Com'è che si dice che il disco dei Velvet Underground ha venduto 300 copie, ma ogni persona che ha comprato una copia ha iniziato una band? Quindi in realtà uno non deve nemmeno angosciarsi troppo per la quantità, quanto cercare di fare qualcosa che abbia un senso, ecco. Poi è facile a dire, però.
Bene, allora buona visione con Nico 88 agli spettatori che questa sera sono virtualmente anche in molte sale italiane del circuito Io Resto in Sala. È un'iniziativa molto bella questa di I Wonderful di condividere poi questi eventi live con un circuito di sale che attraverso le sue biglietterie tiene vivi i siti web e questo grazie ovviamente per entrambi all'impiego massiccio di intelligenza e di lavoro da parte degli amici di My Movies, che sia per I Wonderful che per Io Resto in Sala poi costruiscono la possibilità di questi streaming. Avete capito perché ci fa sempre così tanto piacere passare un po' di tempo con Susanna Nicchiarelli. Io ringrazio Alessandro e Ilaria per aver condiviso questo piacere con me questa sera. Vi auguro buona visione, buone visioni e Susanna, speriamo di vedere presto il terzo film di questa trilogia. Quinto. Che cosa sarebbe il quinto film? No, non so se c'è una trilogia in corso o una tetralogia. Il terzo della trilogia, sì, certo, questo sì. Un abbraccio a tutti, state bene. Bravo. Buona visione. Ciao.